Fabio Zanolini, che ci ha lasciato da un mese. Emozioni nelle splendide acque dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate con la gara di nuoto Endas nel ricordo di Fabio Zanolini, istruttore della Real Caserta, nuoto morto a 48 anni a causa della Covid. Al termine della gara gli organizzatori e i suoi compagni di squadra hanno infatti consegnato una targa commemorativa a Luca Bergamasco, vincitore proprio nella categoria in cui solitamente gareggiava l'istruttore casertano. La gara è stata promossa dal locale Circolo Nautico Punta Tresino. Sì, abbiamo ripreso, sembra quasi strano stamattina ritornare ad organizzare una gara di nuoto qui a Castellabate, però ci voleva, soprattutto per i nuotatori che non vedevano l'ora di ritornare a nuotare in mare. Per noi è sempre una grande soddisfazione ospitare questi atleti che provengono da tutta la regione Campania e oltre. E in attesa poi del grande evento che ospiteremo anche la nazionale argentina, che è venuta dall'altro continente per le gare a Castellabate. E tutto questo serve a mettere in vetrina il nostro territorio, il nostro mare, che tuteliamo da anni, anche perché è un'area marina protetta, e ultimo sono 2 anni praticamente che noi col Circolo Nautico stiamo portando avanti un progetto di valorizzazione dell'area marina protetta, di tutela, e tant'è vero che abbiamo aderito anche a un progetto nazionale che sono le sentinelle del mare. I nostri, diciamo, kayak tour servono anche per i ragazzi del circolo, per fargli conoscere il territorio. Noi quasi tutto l'anno, se le condizioni del mare lo permettono, usciamo in kayak alla scoperta del territorio. Tra i promotori dell'evento, l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale ENDAS, che ha visto la partecipazione del responsabile nazionale di nuoto Carlo Ferraioli. Siamo ritornati finalmente post-Covid, la prima nella provincia di Salerno e nel Cilento. Apriamo con una 2006 e poi ci sarà il 16, una gara su un miglio, più gare più corte per i bimbi piccoli, per abituarli a nuotare in mare, in queste splendide acque. Tanti gli atleti provenienti da ogni angolo della Campania e non solo, che hanno regalato spettacolo anche ai tanti bagnanti presenti in spiaggia. Tappa da non mancare, quella di Castellabate, per l'ottima organizzazione del buon Carlo Ferraioli, dei fratelli Pisciottani, dell'associazione Punta Tresino, sempre accogliente, sempre sorridente. E poi soprattutto c'è un mare che fa invidia a tante parti d'Italia, diciamo non è secondo quasi a nessuno. Venire qui è il giusto connubio fra lo sport e la natura. È stata una gara bellissima, acqua stupenda, condizioni devo dire veramente favorevoli, l'acqua era cristallina, proprio ti metteva proprio voglia di andare a nuotare. Effettivamente dopo questo lungo periodo di Covid dove siamo stati fermi, finalmente questa gara è segnata anche una sorta di sblocco, dai, come possiamo dire. Vincitori assoluti della gara, lungo un tracciato di 2,4 km, allestiti in uno degli specchi d'acqua più suggestivi della costa cilentana, sono stati Raffaele Palmigiano della Blue Team e Ludovica Conte della Real Caserta Nuoto. Questo appuntamento rappresenta solamente il preludio ad altre iniziative che andranno a colorare l'estate cilentana con il torneo regionale di pallanuoto juniores, la gara nazionale di waterbike e la gara internazionale di nuoto di 15 km.